Non c'è niente di più emozionante che vedere una nuova vita entrare nel mondo, specialmente quando questa vita è accolta da due volti noti al pubblico televisivo. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ricordati proprio per il loro percorso all'interno della casa del Grande Fratello VIP, ora scrivono un nuovo capitolo, quello della genitorialità con la nascita della loro dolce Camilla. La loro base di fan è stata in fermento da quando hanno annunciato la gravidanza, e qui siamo, adesso possono finalmente abbracciare loro figlia. Immagina la gioia di Andrea mentre pubblica su un social una foto di Rosalinda che allatta Camilla, accompagnandola con la descrizione divertente di lei che mangia come un bisonte, sottolineando con un pizzico di ironia il sano appetito della neonata. La loro vita domestica si sta riempiendo di questi piccoli, grandi momenti insieme alla piccola Camilla. Il primo incontro con il cane Kinu, per esempio, è stato un evento memorabile. Dopo il ritorno a casa dall'ospedale, Andrea ha fatto sapere ai loro seguaci che tutto è andato per il meglio, il cane ha vegliato dolcemente nel sonno di Camilla, riposando a fianco alla sua culla. Kinu, inoltre, dimostra già un'affezione particolare verso la neonata. Osserva attentamente ogni suo movimento, si piazza accanto a Rosalinda durante le poppate, quasi a voler essere parte di quell'intimo momento. Anche se al momento sembra un po' perplesso dalla nuova situazione, Andrea si augura che Kinu riesca ad adattarsi velocemente alla loro nuova routine familiare. Sui social, il neo papà ama includere il loro cucciolo nelle immagini quotidiane, mostrandolo sempre più come membro della famiglia. Ogni alba porta con sé qualcosa di nuovo per Rosalinda e Andrea. Un'avventura fatta di piccole gioie e sfide da superare con amore e dedizione. Mentre i loro follower rimangono con il fiato sospeso, in attesa di foto, video e storie più recenti, la coppia non smette di condividere questa nuova fase della loro vita, piene di armeggiamenti, risate e amore incondizionato. Con l'arrivo di Camilla, fanno bene a godersi ogni attimo, poiché ogni giorno diventa un ricordo prezioso. Ricordiamoci però, ovviamente, di prendere con le pinze tutto ciò che leggiamo online e di affidarci sempre a fonti verificate. Le notizie riguardanti i neonati sono sensibili e vanno trattate con il dovuto rispetto. La presenza di Kinu, il fedele amico a quattro zampe della famiglia, aggiunge un ulteriore strato di dolcezza a questi primi passi nella vita dei neogenitori. È un'esperienza così tenera che ci si chiede se il legame che si sta creando possa diventare indissolubile tra il cucciolo e la piccola Camilla. E tu cosa ne pensi? La combinazione tra neonati e animali domestici può riservare sorprese e momenti indimenticabili, no? Vedremo come questo rapporto si svilupperà nel tempo. La famiglia è un rifugio in un mondo senza cuore, scriveva Christopher Lasch, e mai come nel caso di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga questa affermazione trova una sua concreta rappresentazione. La nascita della piccola Camilla non è solo l'epilogo felice di un amore nato sotto i riflettori, ma anche una testimonianza di come la famiglia, in tutte le sue forme e composizioni, resti il nucleo centrale della società. La presenza del loro cane Kinu, che accoglie con curiosità e affetto la nuova arrivata, simboleggia ulteriormente l'idea di famiglia come cerchio di amore incondizionato, capace di espandersi oltre i legami di sangue. In un mondo dove l'individualismo sembra prevalere, la storia di Rosalinda e Andrea ci ricorda che la creazione di una famiglia, con tutte le sue piccole grandi sfide quotidiane, rimane uno dei pilastri su cui costruire un futuro di speranza e amore.